dibattito fra due uomini politici diversi, ma che parlano alla gente, parlano di valori. Gaetano Quagliariello e Nichi Vendola, moderatore il magnifico rettore dell'Università di Bari, Corrado Petrocelli, in occasione della presentazione dell'ultimo libro del senatore Quagliariello, La persona, il popolo e la libertà. Il Teatro Petruzzelli è gremito in ogni ordine di posto e l'evento è seguito in diretta streaming da Antenna Sud. Tre gli obiettivi dichiarati da Quagliariello: la politica e la fine delle ideologie, che però ha creato un grande vuoto. Secondo, il confronto con il senso comune, che spesso coincide con un'elite intellettuale di sinistra mediatica. Terzo, il PDL: se si riuscirà a passare il testimone, allora il PDL avrà avuto un senso, altrimenti, dice Quagliariello, saremo pulci che hanno volato sotto le ali di un'aquila per una stagione e tornano a essere pulci. Io penso però che ci siano oggi dei problemi che la politica sta scoprendo, che possono trovare una soluzione nel grande patrimonio culturale del cristianesimo. E questo patrimonio deve essere contrapposto a quel senso comune, a quella specie di religione dell'autodeterminazione per la quale ogni cosa è possibile e la libertà non viene intesa come responsabilità, ma come oltrepassare il limite. In un confronto civile non c'è solamente il senso comune dominante, c'è anche un'altra soluzione. Vendola sostiene che siamo a un cambio di epoca totale e allora ci vogliono parole nuove per interpretare il mondo. La differenza è che però Quagliariello, secondo Vendola, vorrebbe rifondare la vita pubblica partendo dal timore di Dio. Vendola pensa invece al bisogno di partire dal pensiero di Dio. E poi la cittadinanza non deve essere legata a uno Stato nazionale, ma non può che essere universale.